Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io, la Vispa Teresa. Oggi preparo la focaccia alla zucca, vediamo gli ingredienti. 350 g di zucca che io ho già pulito, praticamente circa la metà di questa, una cipolla piccola, uno spicchietto d'aglio, una noce di burro, 6 g di lievito di birra fresco, poi abbiamo del rosmarino secco, olio extravergine d'oliva, del rosmarino fresco, 300 ml di acqua tiepida. Poi abbiamo un cucchiaino di zucchero, 200 g di semola rimacinata che ho setacciato e 400 g di farina 00 che ho setacciato. Qui abbiamo del sale grosso che poi andremo a pestare e poi abbiamo 7 g di sale. E cominciamo. Olio, un filino, la noce di burro, facciamo sciogliere bene. Poi mettiamo un po' di rosmarino secco. Anzi, io non l'ho detto prima, ma se volete potete mettere un po' di peperoncino perché dà quella nota in più. Intanto facciamo sciogliere il nostro burro. Aggiungiamo intanto la cipolla tagliata grossolanamente perché tanto va tutto nel mixer o nel passaverdure, per cui facciamo rosolare qualche minutino appena arriva il pizzeretto. Ecco qua. Oggi sono contentissima, sono proprio di una felicità unica, quindi sono sprintosa. Ecco qua. Eccola, sta prendendo. Eccoci, mettiamo la zucca, facciamo insaporire, pizzichino di sale, metto un pizzichino di peperoncino, ovviamente facoltativo. Eccolo qua, pochino pochino. Così, mettiamo ancora un po' di rosmarino secco e facciamo insaporire qualche minuto. Eccoci, adesso aggiungiamo del brodo, ma potete aggiungere anche dell'acqua, quello che avete. A me mi era rimasto un po' di brodo vegetale e quindi userò questo. Una mezz'oretta, fiamma medio-bassa. Coperto. Adesso aggiungiamo le due farine insieme, così. Poi io metto lo zucchero qui nell'acqua e mescolo bene, lo faccio sciogliere bene 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 perché poi andrò ad aggiungere il nostro lievito di birra fresco. Eccoci, dopo una mezz'oretta circa, vedete, è diventata quasi una purea. Ovviamente io la passo con il passaverdure. Ecco, la facciamo asciugare bene, poi la facciamo raffreddare bene e la andiamo all'impasto. Qualche minuto è pronta. Eccoci, stiamo passando la nostra zucca, il passaverdure. Dopodiché cominciamo a impastare, dobbiamo sciogliere ancora il lievito. Ecco qua. Mettiamo 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, così. Poi prima sbricioliamo all'interno dell'acqua con un cucchiaino di zucchero il nostro lievito di birra. Mi è cascato un pezzettino qui e mescoliamo bene, facciamo sciogliere bene. Eccoci, vedete, sto mescolando bene la zucca con la semola rimacinata e la farina. Setacciate, mi raccomando, setacciate sempre le farine, i lieviti in polvere. Ecco, adesso aggiungiamo un po' alla volta il nostro lievito e impastiamo. Aggiungo il sale. E mescoliamo ancora bene bene, facciamo integrare bene il tutto. Adesso, quando è pronto l'impasto, mettiamo della carta trasparente e lo facciamo stare a temperatura ambiente per almeno un paio d'ore. Dopodiché lo rilavorate, cercate di fare delle pieghe, cercate di fare un pannetto e quindi poi, inglobando tanta aria, l'impasto sarà migliore, però dovete aspettare poi 24 ore perché l'impasto poi va messo in frigo.
Quindi si mescola bene. Eccoci qua, lavoriamo bene. Nel frattempo, cosa ho fatto io? Ieri mi sono preparata l'impasto, questo è il risultato. Ho messo un po' di olio sulla teglia e adesso cosa facciamo? Spandiamo bene con le dita. Ho messo un po' di olio extravergine d'oliva, adesso metto l'impasto. Tra un paio d'ore, ripeto, dovete fare in modo di integrare più aria possibile. Mettiamo il nylon, così. Intanto 2 ore, poi vi girate bene e in frigo 24 ore. Adesso sto schiacciando un po' il sale grosso perché ci piace un po' grossolano, ma non che ci spacchi il dente, insomma. Quindi lo sto schiacciando. Poi cosa facciamo? Mettiamo un dito d'acqua, un po' di olio extravergine d'oliva e facciamo un'emulsione mescolando bene. Ecco qua, vedete, spennello tutta la superficie. Adesso la facciamo lievitare ancora un quarto d'ora, 20 minuti, ecco così. Allora, mettiamo un po' di rosmarino secco. Perché secco? Perché a me non piace quando è fresco che ti rilascia quel gusto un po' marognolo, mentre secco non lo fa. Lo uso di solito per fare la decorazione, o se no lo sfoglio tutto, lo faccio seccare e nutrito. Ecco qua, mettiamo il sale che ho già tritato, così. Mettiamo in forno a 200 gradi per circa una mezz'oretta. Tra un po'. Ed eccoci qua. Io ho messo delle roselline di prosciutto crudo sopra. Ed eccola qua la mia focaccia alla zucca. Mi raccomando, mettete sempre la campanella, cliccate sempre la campanella, mettete sempre un mi piace perché io sono molto felice di questo. Poi mi trovate anche alla pagina Instagram, no niente. Scusatemi tantissimo, c'è stata un'interruzione. Comunque, eccola qua, la mia focaccia alla zucca. Vi ricordo che mi trovate anche in Instagram, vispateresa08, con le mie foto, con i reel. Poi mi trovate alla pagina Facebook, al gruppo Facebook, in Pinterest e in blogger.com. Io adesso vi saluto, chiedo scusa per questo inconveniente, vi mando un bacio. Ciao, alla prossima!